amici di Bologna. Il giorno di San Domenico di 75 anni fa, il cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca di Cornegliano celebrava la messa di ordinazione presbiterale di Don Luigi Bettazzi, che sarebbe poi diventato vescovo ausiliare del cardinale Lercaro, il più giovane dei padri conciliari del Vaticano II e in seguito vescovo di Ivrea in Piemonte. Monsignor Bettazzi, con grande senso di gratitudine, ha voluto tornare nella Basilica del Compatrono di Bologna e celebrare proprio nel luogo, la Cappella del Rosario, prospiciente all'Arca di San Domenico, dove ricevette la sacra ordinazione. Hanno concelebrato con lui il cardinale Zuppi, Monsignor Arrigo Miglio, che è stato suo successore ad Ivrea, ora emerito di Cagliari, e altri sacerdoti e vescovi originari di Ivrea. Era presente al rito anche il sindaco di Bologna, Virginio Merola. Solo ringraziamento al Signore per avermi chiamato e per avermi assistito e per avermi sempre perdonato di nuovo a tutti gli sbagli che ho fatto. Grazie. Un ringraziamento al Signore perché 75 anni fa, proprio in questo altare, perché allora era in restauro la cappella di San Domenico, il cardinale Nasalli Rocca mi ordinò sacerdote. E ringrazio il Signore per tutto il tempo in cui sono stato prete e anche vescovo ausiliare a Bologna, come ringrazio il cardinale che gentilmente ha voluto, e anche il signor sindaco che ha voluto essere presente, quanti di Bologna mi ricordano, ma poi la maggior parte del mio sacerdozio l'ho vissuta a Ivrea come vescovo e poi oggi come vescovo ausiliare. Ringrazio gli eporediesi, sono gli abitanti di Ivrea, gli eporediesi che ha voluto essere presenti, anche diversi sacerdoti. Ecco, ringraziamo davvero il Signore, che sia un ringraziamento che voi fate per me e per voi, per il suo amore e la sua misericordia.